Svolgiamo questo esercizio. Gas in un cilindro, condizioni normali, temperatura e pressione, che vuol dire? Vuol dire un 0 gradi centigradi, condizioni normali di temperatura e di pressione, vuol dire un'atmosfera. Volume 8 litri, comprimendo il gas isotermicamente si raggiunge il volume finale, quindi un volume minore di quello iniziale. Infatti è una compressione, quanto lavoro è stato effettuato nella trasformazione? Questo esercizio è molto semplice, il piano PV 8 litri, 2,7 litri, e invece in verticale vediamo le pressioni in atmosfere. Condizioni normali vuol dire un'atmosfera, quindi lo stato iniziale ha un'atmosfera di pressione e 273 Kelvin. Il gas si comprime isotermicamente, quindi ramo di iperbole, e il lavoro è rappresentato dall'area sotto questo ramo di iperbole. Però ricordiamoci di metterci poi eventualmente il segno negativo, non servirà, perché ci viene automaticamente con il logaritmo, però ricordiamoci che deve essere un lavoro negativo perché è un lavoro di compressione. Quindi il gas fa lavoro resistente. Applichiamo quindi la formula del lavoro in una isoterma, prodotto PV, che possiamo calcolare indifferentemente in A o in B, dove abbiamo i dati in A. Quindi mettiamo 8 litri e un'atmosfera. E poi il logaritmo del rapporto dei volumi, il volume finale è più piccolo, quindi 2,7 ottavi, e per questo motivo il logaritmo viene negativo, perché l'argomento del logaritmo, 2,7 ottavi, è un numero minore di 1. Questo è il risultato in atmosfere litro, un'atmosfera litro sono 101,3 joule, quindi il risultato è meno 880 joule. Questo è il lavoro negativo subito dal gas in compressione isoterma.